stasera parliamo di dati, condivisione dati, archiviazione dati, visto che è un argomento attuale. Allora, vabbè, come dice il titolo, parleremo principalmente di Nextcloud P, che vediamo più avanti che cos'è. Facciamo una breve introduzione. Allora, i dati fondamentalmente sono una serie di bit che un elaboratore può appunto vedere, modificare, capire che cosa sono. Quindi tutto quello che creiamo noi è un dato, un file. Come si sono evoluti? Lo scambio di dati come si è evoluto? All'inizio, preistoria, quando non esisteva internet, ovviamente i nostri file erano sull'hard disk, sul nostro computer, e lì rimanevano, sapevamo sempre dove erano, e difficilmente anche si scambiavano. Dopodiché i dati sono aumentati, sia di volume sia diciamo, di peso, e sono nate le prime chiavette, quindi possibilità di condividere i dati tramite questi supporti rimovibili, dischi rimovibili per fare anche backup, cose del genere. E l'ultima evoluzione che c'è stata è appunto il cloud. Il cloud è una parola molto di moda in questo periodo. Tanto di moda che secondo me molte persone non sanno neanche di preciso di cosa si tratta. Quello che probabilmente una persona, tra virgolette, normale potrebbe rispondere è il posto dove si salvano i dati. Vero. Però, cioè, però i dati dove vengono salvati? Non si sa bene fisicamente dove siano i nostri dati. Quindi la definizione di cloud, presa da Wikipedia, è questo. Quindi il termine inglese cloud computing, in italiano nuvola informatica, indica un paradigma di erogazione di risorse informatiche come archiviazione, elaborazione, trasmissione di dati, caratterizzata da disponibilità on demand attraverso internet. Quindi fondamentalmente sono dei servizi che qualcuno ci dà gratis o a pagamento e servizi legati principalmente all'archiviazione dei dati o eventualmente alla condivisione, quindi l'utilizzo, diciamo, l'utilizzo, insomma, dei dati direttamente online tramite internet. Come funziona? Molto velocemente, senza entrare in tecnicismi, di cui me ne guardo bene. Fondamentalmente sono dei server sui quali vengono salvati i dati, e questi server sono di proprietà di chi ci fornisce il servizio. Il fornitore dei servizi praticamente ci dà la possibilità, tramite un'interfaccia web di solito molto semplificata, intuitiva, di accedere appunto a tutti i vari servizi di cui abbiamo bisogno. Principalmente appunto l'archiviazione dei dati, quindi salvataggio dei dati per averli a disposizione magari da smartphone, da PC, eccetera. Quindi alla fine il cliente finale utilizza il servizio e lo vede così com'è, come, cioè quindi un'app su smartphone oppure un'interfaccia web, e quindi interagisce con i vari server tramite questa interfaccia, ma alla fine noi direttamente sul server, sì, è vero che andiamo a salvare i dati, ma non agiamo direttamente, quindi non sappiamo fisicamente dove sono questi server, quanti ce ne sono, se i nostri dati sono sicuramente salvati su più server. Vabbè, questo è più un'immagine che più o meno racchiude che cosa dovrebbe essere. Quindi diciamo che all'esterno del nostro cloud, cioè del loro cloud, con i nostri dispositivi possiamo accedere a delle applicazioni e possiamo diciamo avere i nostri dati su più dispositivi sincronizzati e accedervi in qualsiasi momento con la linea o senza, dipende poi dalle varie situazioni. Ci
Ci sono ovviamente delle grosse aziende che forniscono dei servizi che bene o male penso che tutti conosciamo, quindi Google Drive, Dropbox, iCloud che è quello di Apple, OneDrive che è quello di Microsoft, Mega che è indipendente. Esatto. Caratteristica più o meno di tutti è che forniscono uno spazio limitato, gratuito, dove poter salvare i dati e di solito hanno direttamente un'interfaccia web, eventualmente alcuni hanno la possibilità di avere il client, cioè sicuramente su Windows ci sono tutti, su Linux alcuni ci sono, alcuni probabilmente no. Dropbox Mega sicuramente c'è client per Linux, gli altri non credo. C'è una sorta, OneDrive pure una sorta di Esatto. iCloud dove l'uso per cui Male. no, io l'ho usato il Dropbox arriva a 15 giga ti dice ciao Pep se vuoi più Hanno tutti dei limiti di spazio spazio, quindi paga. forse il più completo per quel che ne so io è Drive, nel senso che comunque utilizzando gli smartphone con Android interagisce in maniera completa col cloud. Gli altri non li conosco sinceramente. Cos'è Google Drive? Sì. Niente, questi qua appunto offrono degli spazi limitati, di solito intorno ai 5 giga, qualcuno forse di più. Se qualcuno vuole più spazio deve pagare un tot al mese. Sembra tutto bello perché ti danno il servizio gratuito, posso sincronizzare i miei dati, fare backup del telefono, eccetera, però il problema come sempre è che a fronte di una comodità ci smeniamo un po' nella privacy, nella sicurezza, nel senso che è vero che ci sono password, loro dicono ma noi siamo persone oneste, ma dobbiamo fidarci, quindi i nostri dati noi li diamo a queste aziende e siccome sono grosse aziende e al giorno d'oggi nessuno regala niente, se ci, tra virgolette, regalano dello spazio senza farcelo pagare, in qualche altro modo devono comunque avere un ritorno. Quindi lì poi entriamo in altri discorsi che sono stati affrontati nel Linux Day, eventualmente qualcuno se li ha persi può andarli a vedere. Quindi il concetto è salvare i dati nel cloud da parte su diciamo, servizi forniti da aziende tipo queste è comodo, sì, ma è potenzialmente rischioso. Io personalmente documenti privati non li salvo su questi servizi. Se mi C'è anche serve. l'aspetto legale, sapete che voi per legge, per la legge italiana, dei documenti che hanno a che fare con la pubblica amministrazione non possono essere dislocati su server fuori dal territorio italiano. Non tutti lo sanno. Sì, anche perché questi. Per esempio, i dati. Gli insegnanti, c'è un caso degli insegnanti che vengono utilizzati documenti che riguardano gli alunni, eccetera, teoricamente non potrebbero essere salvati su cloud o comunque, più che su cloud, su server dislocati fuori dall'Italia. Per Sì, ma abbiamo tutti Dropbox ormai dentro l'università di esempio. Stanford e per tante cose non dovrebbe essere usato. E io so di che ne so, amministrazioni pubbliche. Amministrazioni tantissime abbiamo Dropbox, ma Qualche anno fa è successa addirittura una polemica, un casino, più che un casino, una polemica, sul fatto che molte aziende che fornivano il registro elettronico per problemi di costo utilizzavano server stranieri e molti hanno dovuto spostare i server in Italia perché non venivano accettati dal ministero perché c'è una legge che a quanto pare in Italia
Non sono mai andato a indagare completamente al 100%, non mi chiedere qual è l'articolo di legge, però tecnicamente c'è anche uno spunto su cui ragionare. Esatto. Immagino che la sua presentazione. Proprio per questi motivi io ho deciso di, visto che c'erano le possibilità, di crearmi il mio cloud privato. Sembra difficile, in realtà no, non lo è, sì lo è. Diciamo che bisogna starci dietro un attimino. Quindi, dove era arrivato? Ok, quindi ho scelto di mettere Nextcloud. Ci sono dei pro e contro, ovviamente. I pro sono che posso gestirmi i miei dati in autonomia. So dove vengono archiviati i dati, perché sono lì su Raspberry, sul mio disco. Il costo, perché ovviamente Raspberry costa 50-60 euro, un disco da un tera mi costa meno di 100 euro, probabilmente, adesso non so. Se andiamo a paragonare con i prezzi dei servizi che vengono offerti, andiamo ben al di là di queste cifre. Posso configurarlo esattamente come voglio io e in più imparo, perché si impara un sacco di cose, nel senso si rifanno, si sbaglia e si impara. Di contro c'è che dipende dalla mia linea DSL. Nel momento in cui non ho internet, non ho i miei dati se devo accedere dall'esterno. E ho la responsabilità dei dati delle persone che vi accedono, che possono essere semplicemente i miei familiari, oppure se si è in un piccolo ufficio e si gestisce questa cosa, a maggior ragione, dati ben più importanti magari. Basta. Sì, a livello di hardware bisogna gestire un po' il sistema. Anche a livello software, perché se ti cade il servizio, se ti cade il web server, mentre tu hai bisogno di quel file assurdo, poi dopo... Esatto. Come tutte le cose che uno gestisce in proprio. Sicurezza, eccetera. Sì, anche perché per esempio io ce l'ho Nextcloud, che credo nella prima settimana che l'ho montato, nell'ordine delle 100 richieste al giorno provenivano da Romania, Cina e Dio sa cosa. Quindi... Quello infatti. Sì, quello è un altro. È il rovescio della medaglia. Uno dice: sì, non vado a dare i miei dati su server che non conosco, poi mi faccio il mio Nextcloud con Raspberry e tutto, però se non sono in grado di gestire la sicurezza, primo cinese che mi entra mi frega tutti i dati, siamo al punto di prima, quindi... È anche vero che adesso io che l'ho fatto, è molto facile configurare un server, ci sono proprio una decina di best practice, cioè pratiche da tenere conto e poi... Cosa è successo? Ok. Io ho scelto questa distribuzione alla fine per come installazione, si chiama Nextcloud P. Praticamente è un'immagine per il Raspberry già pronta per essere usata. Quindi il concetto è stasera di far vedere come installare un cloud senza aver bisogno di cose strane. Comunque, quello lì è il sito, adesso se magari si collega ci arriviamo anche. Quindi, diceva, allora, praticamente Nextcloud è un sistema che si basa praticamente su tre cose, quindi un web server, di solito Apache, un database, che può essere MariaDB, MySQL e PHP. Ovviamente, se si hanno sul nostro sistema operativo, se si hanno installate queste tre cose, Nextcloud si può tranquillamente installare. Alla fine è una cartella di file da installare, da copiare nella directory del web server. L'unica cosa è che poi bisogna configurarlo manualmente. Quindi questa un'immagine, ecco, praticamente racchiude già un'interfaccia web per poter configurare il tutto senza, innanzitutto senza attacca,
attaccare il Raspberry a qualsiasi monitor. E quindi è molto più comodo, altrimenti dovremmo avere comunque collegamento. Invece lì praticamente si scarica l'immagine, si prepara l'SD, si inserisce dentro e si fa partire. L'unica cosa è il cavetto LAN collegato, perché se si vuole collegare in Wi-Fi bisogna allora per forza collegare un monitor esterno, perché la configurazione del Wi-Fi avviene solo tramite l'altro tipo di configurazione, quindi non. Per intenderci, questa è la configurazione tramite interfaccia web. Ci sono dei pannelli così. Ma io come faccio a capire qual è l'indirizzo IP? Adesso ci arriviamo. Se no, c'è quest'altra configurazione da riga di comando, e questa bisogna accedervi tramite una tastiera USB e un monitor collegato al È Raspberry. semplicissima, cioè, non so dire se è più Sì. semplice quella da web o quella di Per alcune IP. cose ci vuole per forza questo. Sì, però Quella da veramente. web è perché zero sbattimenti, cioè l'attacchi sotto e ti colleghi Sì, e anche è vero che una volta che hai configurato la web SSH, poi dopo ti connetti in SSH comunque avere uno schermo, vai. Sì. qualsiasi parte. Ad esempio SSH io non l'ho neanche attivato, sinceramente. Proprio per Tanto avere. per dire uno sbattimento in meno, perché senza SSH significa che non hai SSH aperto verso Esatto, l'esterno e soprattutto per quindi quello. hai i cinesi che ti vengono Cioè io contro. dall'esterno ho lasciato tutto chiuso. Se devo fare qualche configurazione nella rete interna, così almeno non c'è pericolo. Allora, veniamo alla domanda che ci ha fatto appunto. Adesso dobbiamo vedere dove siamo collegati. Quindi adesso aspetta che ci attacchiamo. Non è qua. Quindi stacca un attimo il wifi. Ok, adesso allora abbiamo creato una rete tra questo PC e il Raspberry su quel router lì, quindi la rete interna sarà questa e basta. Per chi ci ascolta dall'esterno, Raspberry è dietro al monitor che non vedete. Sì, lì. Per chi guarda il monitor, Ok. forse lì intanto. Giusto? Quindi allora andiamo a vedere innanzitutto l'IP di questo PC, così Ah, vediamo. specifichiamo che il Raspberry è già sul sistema, cioè è come se io avessi già fatto IP spazio PA. Ok, spazio già installato. quindi noi abbiamo l'indirizzo dell'105, quindi a questo punto diamo lo scan. C'è sulla No, nmap? Non c'è? Vabbè, vabbè, no, lo sai qual è l'IP. dai, è il 106. Comunque, se no, con un nmap si trova l'indirizzo IP di. Prova a riconnetterti all'internet, alla wifi, che tanto va bene comunque. Connetti alla wifi col PC e così hai tutte e due le connessioni. Dici? Ma mi sa che sei sulla stessa LAN. Vabbè, sta bene il mappa, almeno lo fai vedere, che mi sembra un passaggio piuttosto importante. Cioè, installiamolo. Installiamo da qua o Hai il spaziato per vedere che sei in fila? dal. Sì, è già fatto. Ah, d'accordo, perché si è parlato tutti l'ULP3, che siamo sulla stessa sala. Ecco, detto io. Stacca un attimo la rete e fai apt install, pseudo apt install. Faccio della stessa Cos'è che c'è su parte. qua? Che c'è Arce? Ma c'è ragione il Pacman. Allora. Pacman. Cambio proprio di stile. Cos'è sudo Pacman? Sudo Pacman OS NMAP. Sono più le lettere Lui sui cosa sta tasti. facendo adesso? La connessione No, qui sto installando quello sta per installando scansionare. appunto nmap, che è un software che permette di fare una scansione sulla rete locale e capire cosa c'è connesso di rete locale e quindi anche Ok, facciamo, torniamo sì, vabbè, alla rete. Oh, ok. questa qua la procedura Quindi così. ritorniamo a quello di prima, facciamo la scansione, quindi nmap.
meno S P. Vai, fai tu che sei tu il tecnico. Minuscola e T maiuscola è una scansione veloce, quindi beh, cioè, quando dovete fare delle scansioni su rete locale per capire su che dispositivo ha, cioè, che impianto, cioè che dispositivo usate in maiuscola. Questo significa farmi la scansione su tutti i 254 IP della, cioè, che hanno come prime tre cifre 192.168.1. Ok, facciamo fare la scansione. Adesso riprova tutte le well known ports, diciamo, e inizia a vedere, ok, su IP1, IP2, IP3, eccetera, eccetera. Ok, ho trovato tre porte attive, la 1.1 è quella del router, 105 abbiamo visto che è questo PC, quindi quella del Raspberry sarà il 106. 105 siamo noi. Sicuro? Sicuro? PC? Sì. 105 eravamo noi. Sì. Dov'è che era Sì, scritto? 192, 168, 1, 105. E quindi per esclusione 106. C'è anche un 116? No, No, quella era quello era messo wifi. Bene, a cosa ci serve con l'indirizzo? A collegarci quindi al nostro server, quindi HT. No, no, in HTTPS. Facciamo proprio la versione. Ah, io vedo già direttamente allora. HTTPS erano stati certificati? No. Stai scrivendo, non stai scrivendo. 106. Allora, entrando con la port 4443, praticamente entriamo nel pannello di controllo. Digit HTTPS. Domanda è la porta fissa exclude. Allora, o la posso impostare? La porta 443 è la porta HTTPS. Mentre 4443. Perché non mi riporta la HTTP, insomma, la 443 è la porta di default dell'HTTPS, quindi se tu digiti l'indirizzo senza la porta mi connette a Nextcloud. Questa distribuzione qua, come quello che tu stai spiegando, praticamente ha dentro sempre nel web server una parte di gestione del server che ti permette di non collegarti in SSH, che è sulla porta 444. Sì, poi quando entri lo puoi convertire. Sì, certo, però sì, certo. Nel senso che comunque già lì. Ok, allora praticamente entrando mi dice che non è sicura perché non ho i certificati abilitati, quindi a questo punto gli diciamo di aggiungere l'eccezione così entriamo lo stesso. Ok, qui ci troviamo nella configurazione di tutto il sistema direttamente da questa interfaccia web, quindi senza aver abilitato SSH, senza dover sapere vari comandi. Una roba molto più intuitiva per chi non ha voglia di, non ha o la voglia, il tempo, le capacità per starci dietro a tutto. Anche perché io mi metto, cioè, io l'ho fatto principalmente perché non sono un tecnico, quindi se non so dove mettere le mani, potrei sbagliare, nel senso, o mi dimentico di fare qualcosa oppure faccio qualcosa di sbagliato. Così perlomeno c'è tutto sott'occhio, una volta capita qual è la procedura. Difficilmente vai a sbagliare. Poi, ovvio che chi sa fare le cose installa la versione normale, entra tramite SSH e può modificare tutto quello che vuole a suo piacimento. Però, secondo me, questo è un buon compromesso, insomma. Io per esempio questa l'ho usata, però ad un certo punto ho visto che gli script mi stavano sui piedi perché ho una configurazione particolare perché c'erano i dischi, vabbè, cioè i dischi rete, e allora questa roba qui strottava un po' il naso quando gli davo la mia configurazione, però io ho una configurazione molto particolare a casa. Se
Sì, io infatti quando poi l'ho fatto con il disco con il senso di premi ed è andato. Ok, allora le cose diciamo principali da fare sono beh, innanzitutto nel Raspberry adesso ho inserito la chiavetta che fa simula diciamo l'hard disk esterno, anche perché se vogliamo archiviare dei dati ovviamente non possiamo farlo sulla schedina. Quindi una volta inserito l'hard disk esterno andiamo a dirgli di formattarlo. Quindi qui gli inseriamo tramite l'opzione NC Format USB, qui c'è l'etichetta, gli diamo il nome che vogliamo dargli al disco e possiamo formattarlo. Come formatta? X4. Ok, ha finito, attivo. Dopodiché dobbiamo dirgli in questa sezione NC Auto Mount dobbiamo attivarla in modo che monterà automaticamente il disco a ogni avvio. Ok, una volta fatto questo dobbiamo dirgli che la directory dei nostri dati sarà quella del disco. Quindi gli andiamo a dire il percorso che dovrebbe già essere giusto e andiamo semplicemente a cliccare su run. Bene, praticamente con queste tre mosse abbiamo detto al sistema che i nostri dati sono sul disco USB e quindi ogni riavvio viene automontato, quindi lo leggerà sempre. Un'altra cosa che si può fare è spostare sia il database sia lo swap. Lì sono scelte. Io ad esempio il database l'ho spostato sul disco esterno perché ho detto così quando faccio il backup del disco ho tutto su lì. Insomma, l'unica cosa è che... Aspetta, adesso lo troviamo. Dovrebbe essere qua. No, sopra. Eccolo qua. Database, praticamente come viene scritto qua, il disco non può andare in stand by, deve essere sempre attivo, disco USB, altrimenti potrebbe avere o dei ritardi o potrebbe dare dei messaggi di errore. Quindi il database è quello che gestisce il Nextcloud. I dati vengono vengono archiviati in una cartella che è quella che gli abbiamo dato. Ma tutti i movimenti dei file, tutte le operazioni, gli utenti, le password, vengono tutte gestite su un database. Quindi il database è quello che ha tutte le informazioni riguardo ai movimenti, cambiamenti dei file, utenti, mica utenti, eccetera. Potrebbe anche avere i nomi dei file, dei percorsi. Sì, probabilmente sì, adesso di preciso non lo so. Vabbè, cioè, perché in realtà Nextcloud non è solo... l'ho usato, non è solo questione di file, puoi farci 54 milioni di cose, contatti, tutto quello che vuoi, quindi ci vuole un database, perché non è, ci vuole un qualcosa che memorizzi. Comunque anche qui diciamo se vogliamo spostare il database semplicemente gli lasciamo il disco, sì, a livello di file, ma per dire, io posso, io a casa ho una configurazione con mio papà, abbiamo una cartella condivisa. La condivisa è una cartella particolare, un esempio a caso, e viene gestita tramite la database, cioè nel senso che tutte le utenti che poi possono accedere alla cartella No, no, fai pure. Ok, il concetto è che siccome la schedina, la micro SD del Raspberry, diciamo ha teoricamente un numero di scritture limitate. Quindi sia il database che la memoria di swap continuerebbero a scrivere, spostandoli sul disco esterno si allunga un po' la vita della schedina. Altre cose che sono interessanti è che c'è ad esempio, qui possiamo scaricare e installare una versione che vogliamo noi,
quindi gli diciamo noi qual è la versione che vogliamo installare, e poi soprattutto che si occupa lui dei vari update. Arriviamo. Ok, questo è l'update di tutto il sistema. Sì. Tutto. E soprattutto, cosa molto importante, dei backup. I backup possono essere gestiti, allora, questo ad esempio manualmente, quindi gli do dove voglio salvarlo e lo faccio partire. Oppure in automatico posso abilitarlo e quindi dirgli ogni 7 giorni fa il Ma il backup di che cosa? backup. Allora, il backup praticamente lui fa sia del database che dei dati. Chiaro, un'idea. Sì, perché devono esserci tutti e due. E li Se manca un. salva sullo stesso disco. In questo caso li salva, sì, sullo stesso disco. Io personalmente faccio diversamente, nel senso che una volta a settimana spengo, tolgo la schedina, gli faccio un'immagine, hard disk lo sincronizzo con un altro hard disk uguale, almeno siamo sicuri. Il vantaggio di questo è che è abbastanza veloce. Poi ognuno poi il backup penso che possa farlo un po' come meglio crede, nel senso. Un po' come la distro di Infatti. divideti va Esatto. Per quanto riguarda la sicurezza abbiamo, allora, innanzitutto qua abbiamo il Let's Encrypt per poter gestire i certificati. Quindi siccome ci colleghiamo tramite un HTTPS, quindi con un certificato SSL, insomma, praticamente senza conoscere come funziona, che proprio alla buona, uno semplicemente gli mette dentro il suo dominio, la sua email, e crea il certificato. Ovviamente uno deve essere prima registrato a un DDNS che può essere, no, IP o qualcosa di simile, o tipo quello del Linux VAR, se c'è ancora. Ecco. Io anche, che ne so, se avete un dominio vostro, vi dirò che questa parte è veramente fatta bene, nel senso che tre clic e hai dei certificati validi che non sono cioè, autogenerati, quindi tanto bene. E poi anche per DNS, se c'è un IP, già lui ti configura, diciamo, di associare uno all'altro, quindi veramente fatta bene questa parte. Ad esempio qua no IP, questo era FreeDNS, comunque in base al servizio a cui siamo registrati, praticamente se si attiva e si impostano le credenziali, quindi user, password, domain, e lui automaticamente si collega ogni tot di tempo che abbiamo deciso noi, se, per aggiornare l'IP al servizio. Ad esempio nel mio caso, questo qua è stato molto utile perché non so perché il mio router, che è quello della Team, non so, non lo aggiornava il DNS, e quindi attivandolo su questo fortunatamente riesco comunque ad accedere, altrimenti devo trovare un altro sistema. Scusa un attimo, ma non è chiaro una cosa. Il DDNS è una cosa, il certificato è un'altra. Sì, adesso Ma stavo. tu il certificato lo devi registrare su un dominio. Cioè, per un dominio devi avere un DNS, per forza. Cioè, il nome Ah, ok, quello. Ah, ok, allora sì, me l'ho perso. Cioè, praticamente tu ti iscrivi al Sì, tuo no, servizio di chiaro. DNS, qui lo attivi in modo che lui si gestisce la cosa, poi vai sul Let's Encrypt, tramite il DNS che hai, ti crea il certificato. Ok, altre cose. Ah, file to ban per gli amanti 1 e 2. Io senza questo non saprei come Io fare. non, sinceramente non l'ho ancora attivato per paura, perché conoscendomi mi chiudo fuori di casa subito. Vabbè, quando torni a casa apri. Guarda che apri, install file to bind, tipo system cgl enable Però file to quando ti bind, permette di system cgl disegnare install file parlano, to bind. c'è un valore che ti dice forever, eh? E a me piacciono Blu.
Comunque, file to ban, per chi non lo conoscesse, puoi spiegarlo a te, Ross, che sei tanto amante. Ovviamente è un sistema che controlla gli accessi, i tentativi di accesso, e per ogni tentativo fallito in funzione di quel max array lì, poi dipende da quali servizi, perché può essere attivato per SSH, per l'FTP, per la mail, per qualsiasi servizio volete, dopodiché lui prende quell'IP, lo mette in un file. E quell'IP lì non sarà più, cioè come arriva questo non c'è Quelle P che e hanno detto di parlare c'è più di fuori di quel che ha provato ad entrare. non puoi più fare attacchi di tipo brute force o rainbow table perché praticamente dopo. E questo come funziona? Allora si attiva. Questo semplicemente si attiva, gli si dice questo qua è il percorso dove salva i log, Che lui tempo. analizza anche i log di Apache. Ban time e fill time cosa sono? Ban per 600 secondi e fill time è il tempo di quello che ci mette a trovare credo nel log o qualcosa del genere. Cioè il tempo che ci mette a trovare quanto ci Quelli tempo che comunque perde a si trovare. lasciano di default come sono. Ma in Ma realtà si possono anche l'implementazione lì è cambiare. già buona, nel senso che hai 6 tentativi per riuscire ad accedere in SSH, per esempio in HTTP. Se tu sbagli di 6 tentativi, al sesto ti va, al settimo ti va. Però Capite? Io per ho 600 massimo secondi. i tentativi su array e vanno forever. Cioè io per Forever nel mio vuol dire caso. meno 1, 0, No, ah, no, forever. C'è proprio scritto forever. no, no, non è proprio scritto forever, però c'è un valore che adesso non ricordo, sembra che sia 0. Sì, Ma è tanto che non tocco più quella configurazione. Sì, no, io una volta mi sono bannato da solo con la tastiera inglese, ho fatto casino, avendo i tentativi a 3, e sono dovuto andare in ufficio, sono dovuto entrare nel file, tirarmi via da lì, anzi, non due file. SSH senza più umano, fondamentalmente questo è il video di portare Ma a casa. E neanche mescolato, anche le eh. FTP, Sì, vabbè, non li usa. il web, poi bisogna. Ma Ah, ma questo qui protegge solo SSH, non si sono di sì. variazione. SSH No, sono SSH and Nextcloud. vincolare E Nextcloud, ma tutti e quindi anche la parte due. HTTP. Cioè. SSH cos'è? E ho capito, non posso fare in modo che, non so, il certificato che io uso io sulla mia macchina e devo avere il certificato stato dall'altra Sì, parte è quello che fa il casino di solito con per SSH. portare. Il problema è che uno può comunque brute forzare in qualsiasi caso. L'SSH non mi interessa mai raggiungere l'esterno, punto. Mai no. Mai. No, mai. Va bene, diciamo Ciao, l'ultima cosa qui nel pannello di configurazione, se qualcuno gli può servire, Samba, abilita anche Samba se c'è la necessità di condividere i file con... Ad esempio io lo uso per i film, c'è un utente in Samba per cui praticamente da tablet, telefono, da Raspberry con Kodi si può vedere i film direttamente, ecco, l'unico motivo, insomma, per il resto... Va bene, poi ci sono, non so, altre opzioni qui che però... Le principali erano queste, Ah, diciamo. c'è anche l'FS. Sì. DNS Mask. Bene, adesso proviamo, ma... Fai vedere nel traduttore, Allora, c'è... Andiamo direttamente. 182.168.1.106. Sì, mi dice che non è sicuro. Adesso mi dice che non è sicuro, ovviamente perché non ha certificati. una volta che aggiungete Let's Encrypt, quello lì, cioè noi di Let's Encrypt, quello che volete, questa roba qui non partisce più, cioè il boss diventa un sito legittimo come tutti gli altri. Allora, adesso vediamo se Nextcloud P, no, own your No, beast. l'ho scambiata, ma Ah, l'hai già cambiato. non mi ricordo più qual è. Sì, perché ho fatto due tentativi, però non so se gli manca il problema se o la rete o i file Let's Encrypt o qualcos'altro, non riesco a fare determinate cose. Adesso vediamo se funziona, se no ci colleghiamo direttamente col mio, siamo a posto.
Ok, allora qui siamo dentro all'interfaccia web di Nextcloud, quindi da qui si possono gestire i file. Adesso sono dentro come utente admin. Ovviamente, vabbè, qui come admin non verranno utilizzati per salvarci sui nostri file, quindi dovremo creare degli utenti. Dal pannello laterale qui abbiamo i vari menu per poter accedere alle varie funzioni. Prima fra tutte è questa. Io uso la POM, ad esempio, nel Scratch Drive, Ok, che è non un'interfaccia funziona. spartana, ma Ok, adesso non so come mai, credo che forse dipende dal fatto che non è collegato in rete, però continua a chiedermi sta password e non funziona. poi nel Scratch è bellissimo che tu installi e quella barretta blu in alto diventa, si chiama LSD Trip, inizia a sparaflesciarti di mille colori e di notte è un bel effetto. Sarebbe di scattare sul marco. Infatti mio padre mi ha maledetto di qualche volta. Sì, per dirci. mi sono anche ricordato la password, è già andata bene. Sito Sì, reale. infatti, che se no di là non funziona. Ma c'è qualche Se avete l'IDP praticamente come No, dai, adesso vado c'è a. problema. Ma va, quello. Nel sito. Hai ancora i file delle foto? Nell'admin sì, che me ne frega, non li ho neanche toccati. Quindi torniamo al pannello utenti. Ok, qui ad esempio dentro tutti i miei utenti, che avevo già creato un utente Linux, ma vabbè, creiamo un altro semplicemente digitando il nome Pippo, password Pippo, Anche la password crea. del qualche criterio che non devo fare, Non se sono lo so, male. guarda, non Ma so. perché non l'hai Sì, creato? l'ha creato. Sì. No. Perché non lo sta creando? Secondo me Prova a è. rifare Fai tutto. Pippo 2017. No, ma se no te lo dice se la passo non va bene. Prova a rifare te. Prova a dargli un gruppo. Al video No, gestitore ma di vedi, questo qua l'ho Linux. creato prima senza nessun gruppo. E adesso non gli piace più. Non gli piace più, cambiamo Prova password. Pippo 2017. Così io te lo Pippo tocco l'altro. 2017 2017 meno. Salvo che mi ha rotto le palle. No, dai un gruppo. Adesso l'ho già Non lo creato. esiste già. Adesso l'ho creato. Allora mi diceva Ross. È la password. Minimo 8 caratteri. Pippo l'ha creato, ok, ha creato l'utente. Come potete vedere qua si può creare dei vari gruppi, quindi gestire più gruppi e si può creare un amministratore per ogni gruppo. Non solo, si può anche dare degli spazi, non mi ricordo più dove era. È sulla destra, solo che adesso è andato un pochino Ah, più sì, giù ecco di qua. tanto. Ok, lo spazio che può utilizzare ogni utente. Beh, nel mio caso io l'ho lasciato illimitata, però volendo se ad esempio un account ospite o roba del genere si può dare magari uno spazio limitato. Tipo un ufficio fantastico. Quindi qua si gestiscono tutti gli utenti, coi gruppi, eccetera.